Salve a tutti. Il mio nome vero è Davide Stefani. Quella che andrò a raccontarvi oggi è la storia di una persona a me conosciuta che ultimamente è ospite nella mia residenza. La persona di cui vado a raccontarvi è una bambina, Sara Alberghetti. Sara Alberghetti nasce a Como nel 1396 da una ricca famiglia nobile sotto il rango di marchesa e promessa sposa ad un uomo illustre, membro della famiglia de' Medici. Sara ha un'infanzia felice, escludendo il fratello che la maltratta, come molti oggi fanno. I genitori di Sara amano il gioco d'azzardo, scommettendo ingenti somme di denaro. Nel 1406 Sara ha 10 anni ed è una bellissima bambina che sta per prendere marito. Una grave sciagura incombe però nella sua famiglia. La dea bendata volge le spalle ai genitori di Sara, che piano piano si impoveriscono a causa delle immense somme di denaro scommesse e perdute. Giungono così tempi duri per la famiglia Alberghetti. E la madre di Sara comincia ben presto a non accettare la povertà. Un giorno porta con sé la figlia al lago di Como. Entrambe salgono su di una piccola imbarcazione senza remi, che presto le porterà al largo della costa. Sara è piccola, non capisce il terribile atto che sta per compiersi. La madre all'improvviso si getta in acqua, trascinando con sé la figlia, che comprende troppo tardi. Entrambe annegano nel lago di Como. Poche settimane fa, facendo una seduta spiritica per mezzo di una tavola Ouija come questa e di un pendolo medianico come questo, ho incontrato questa bambina che giorno per giorno, seduta per seduta, ha svelato parte della sua storia. Sono entrato anche in contatto con una medium residente in Toscana che mi ha svelato la parte della storia che Sara non aveva ancora accennato a discorrere. In una seduta a pochi giorni da oggi. Sotto mie domande ha confermato svariate cose che fanno parte di un mondo che noi non conosciamo. È stata confermata l'esistenza di quello che noi chiamiamo Dio, che teoricamente, a detta della bambina, dovrebbe proteggerci tutti quanti. Che ci circonda. Quello che noi chiamiamo volgarmente al di là è una dimensione a sé stante all'interno della nostra, non distaccata. Infatti, se a noi fosse concesso di vedere quel mondo che noi non vediamo, intorno a
vi sono moltitudini di spiriti che vagano lassù la terra. Le uniche parti di quel mondo distaccate dalla nostra realtà sono l'inferno, il purgatorio e paradiso. Una volta che una persona decede ed entra in uno di questi tre gironi, a quello spirito non è più concesso di parlare con i vivi, neanche sotto seduta spiritica. Per poter discorrere tramite la tavola ouija deve avere una concessione particolare data da non si sa ancora chi, poiché alcune cose, secondo Sara, devono rimanere fuori dalla nostra mente e che non le possiamo sapere. Quando si entra nell'aldilà, ovviamente si è senza il corpo e l'anima non ha più né forma né dimensione, è solamente una sorta, così come dice Sartre, di luce che si muove nell'aldilà e che solamente gli altri defunti possono e sanno riconoscere. Ovviamente il concetto di luce noi lo intendiamo come una sfera, come un alone. Il fatto è che la nostra mente, plagiata dall'artificio umano, non può assolutamente sapere con certezza di cosa si tratti. Benché noi provassimo ora, e so che non lo farete, benché voi provaste ora ad immaginare il più possibile, a tentare di dare appunto una forma, una dimensione a questa luce, qualsiasi cosa voi pensaste non riuscireste a capire un bel niente. E questo è un dato di fatto. Mi duole dirlo, ma per scoprire questo genere di cose bisogna essere dove si può scoprirle. E credo che per il momento nessuno di voi ci voglia essere. Il tempo darà le sue conferme e le sue risposte. Una particolare eccezione va data a chi alloggia, tra virgolette, nel purgatorio. Infatti, loro più di altri possono comunicare con i viventi, forse perché possono ancora aiutarli, forse perché non hanno ancora la completa pace di cui hanno bisogno per alloggiare nel paradiso, questo non si sa. Alle domande troppo specifiche, Sara risponde: non posso rispondere. Ora, alcuni mi hanno giustamente, siccome non hanno visto, mi hanno dato dell'autosuggestione. E su questo voglio dire un appunto. Se si trattasse veramente di autosuggestione, io avrei trovato risposte anche a domande la cui soluzione non mi è stata detta.